Allora, la group call di oggi va a evidenziare le maggiori problematiche che generalmente andate a riscontrare quando entrate in un percorso di consulenza fitness online. Molto spesso una delle problematiche maggiori poi è quella che spesso vi porta all'insuccesso o comunque a rimanere bloccate nella vostra condizione di partenza, è una problematica di, se la vogliamo chiamare, di continuità, ok? Cioè di riuscire a dare continuità alle azioni che fate. Questo perché, come dico sempre io, molto spesso tutte bene o male sapete come si mangia, tutte bene o male sapete che dovete fare attività fisica per rimettervi in forma, però una delle cose che effettivamente poi vanno a mancare è la ripetizione, ok? Cioè dire bene, ok, pure una settimana faccio le cose fatte bene, per la seconda settimana faccio le cose fatte bene, poi dopo subentrano degli avvenimenti che mi vanno a destabilizzare e io mando tutto all'aria. Di base sapete quali sono le azioni da fare, ma poi gli effetti non le fate. E questa è sicuramente una delle maggiori problematiche che poi porta il vostro percorso a naufragare. E come si fa a riuscire a superare questo impatto? Bene, dandosi dei piccoli step e cercando di attingere al massimo al supporto che cerchiamo di darvi noi. Quindi cercando il confronto continuo con me, cercando il confronto continuo col vostro coach, cercando di rispettare i check. Per esempio, cercando di farvi le foto. Molto spesso noi vediamo come indicazione quello di farsi le foto ogni settimana. Allora, anche quello perché lo facciamo? Ha uno scopo ben preciso. Siamo consci anche noi che non è facile vedere dei risultati settimana dopo settimana, ma il senso del farsi le foto è come mettersi davanti a una sorta di autocritica, perché solo l'azione del cavolo, mi devo fare le foto e le devo mandare al mio coach per fargli vedere cosa ho fatto, è una sorta di piccolo esame, è una sorta di piccola responsabilità che voi avete. Io mi ricordo diversi anni fa, quando entrai in un percorso di coaching e mi stavo allenando per le competizioni, quando il mio coach mi disse: "Guarda, io voglio le foto tutte le settimane." E io dissi: "Cavolo, ma come fa lui tutte le settimane a vedere comunque dei piccoli cambiamenti sul mio corpo, no?" E in realtà è così, cioè non è facile da una settimana all'altra vedere da una foto, magari scattata in condizioni di luce un po' così precarie, riuscire a notare un risultato. Però dal vostro lato il fatto di dire: "Cavolo, devo farmi le foto, devo mandarle a una terza persona, a una seconda persona, devo fargli vedere quello che ho fatto", cioè vi mette già in una condizione psicologica tale da impegnarvi in ciò che fate. E poi il vedere il vostro corpo sul telefonino allo stato attuale vi dà quella condizione di dire: si vede il risultato, cavolo, non vedo niente, allora aspetta, devo mettere più impegno, devo riuscire a essere più precisa, devo non saltare gli allenamenti." Cioè, è un fattore che veramente è importante. Quindi, quando noi vi stressiamo la vita per farvi fare il check, ha una doppia valenza. Serve a noi, ma soprattutto serve a voi, serve alla vostra mentalità, serve a farvi stare concentrati su quello che state facendo. Quindi, questo è sicuramente un aspetto importante per andare a contrastare quello che è il lato, diciamo, motivazionale che spesso viene meno quando si entra in un percorso. Quindi una delle difficoltà del coaching è il rimanere concentrate e il riuscire a portare avanti per più tempo possibile determinate azioni. Perché, come spesso dico, il risultato arriva dalla ripetizione nel tempo di quella che è un'abitudine positiva. Affinché avvenga questo processo, le azioni che dovete compiere devono essere abbastanza facili e abbastanza in linea con quello che è il vostro stile di vita. Perché se è un qualcosa che per voi risulta veramente difficile da portare avanti, non ce la fate a fare la ripetizione nel tempo. Mollate, non ottenete il risultato, vi incazzate, perdete fiducia in voi stesse e questo è un grosso problema. E ritornate al punto di partenza, ritornate al punto di dire: "Cavolo, io non ce la farò mai, ci ho già provato mille volte, sono già caduta mille volte, allora io sono fatta così, c'è qualcosa dentro di me che non va." No, nella maggioranza dei casi non c'è niente dentro di voi che non va. C'è il fatto che non siete riusciti a entrare in questo loop di ripetizione, e più il percorso adatta a voi, e più riuscite a fare questo processo di ripetizione nella maniera corretta. Quindi questa è una delle maggiori cause di insuccesso per quanto riguarda il percorso. Un'altra causa spesso
è il lato alimentare. Trovate difficoltà nel seguire il lato alimentare perché magari voi venite da anni e anni in cui avete delle abitudini, avete preso delle abitudini sbagliate. E qui vi porto a fare una riflessione, io stesso ho fatto su di me in tante occasioni, e è che le abitudini, buone o cattive che siano, si acquisiscono nel tempo, okay, e poi rimangono radicate. Quindi se voi avete radicato delle cattive abitudini, dovete riuscire a fare una sorta di reset, una sorta di cambio paradigma, perché anche le abitudini positive per assurdo rimangono radicate. È che le persone non ce l'hanno, ok? E questa è la grossa differenza. Perché ci si abitua alle cose fatte male? Perché magari si sono sempre fatte male, ma vi posso assicurare che ci si abitua anche a quelle fatte bene. Cioè per assurdo ci si abitua anche a mangiare bene, e poi quando abbiamo preso una determinata abitudine è molto più facile mantenerla. Quindi questo aspetto è molto collegato all'altro, ok? È molto collegato al processo della ripetizione. Però se ce l'avete chiaro in testa, e vi posso assicurare che è così, capirete quanto è importante prendere un'abitudine positiva. E spesso molte di voi, quando entrano nel nostro percorso, non hanno le abitudini positive, ma hanno radicate quelle negative. E quindi nella prima fase sarà difficile andare a sgretolarle per poi fare questo famoso cambio di paradigma per prendere il ritmo positivo e radicare quelle positive invece. Quindi sostituire quelle negative con quelle positive. Anche il dire mangio sempre la stessa cosa mi viene a noia. Fate una riflessione. Spero che voi fate fatica a fare questo ragionamento perché magari già state mangiando bene. Però io delle volte, soprattutto quando ero in palestra, facevo i check delle persone dal vivo, no? Entravano in ufficio e io gli chiedevo ma cosa stai mangiando? Come è composta la tua alimentazione in linea di massima? E io mi rendevo conto che queste persone, pur mangiando le cose sbagliate, mangiavano sempre le stesse cose sbagliate. Cioè non è che mangiavano 50 cose diverse, ne mangiavano 3-4 e erano sempre le stesse, e si erano abituate a quelle cose sbagliate. Anche se vogliamo vedere il lato positivo della cosa, anche in un'alimentazione sana mangiate sempre le stesse cose. È soltanto una prima fase di approccio in cui vi trovate destabilizzate e mentalmente dite cavolo ma sempre pollo, cavolo ma sempre pesce. Pensate, e vi posso assicurare che è così, anche chi mangia male mangia sempre le stesse cose. Sono quelle sbagliate, però il problema è che sono quelle sbagliate, ma mangia sempre le stesse cose perché noi siamo abitudinari nel bene e nel male. Quindi abituiamoci alle cose positive che ci fanno bene, che ci portano a una crescita, che ci portano a un miglioramento dal punto di vista fisico, perché siamo tutti qui per quello. Però il fatto di essere abitudinari lo vivete male in una prima fase, perché ancora non avete preso quel ritmo positivo, non avete fatto questa sorta di cambio paradigma, ma poi diventa una cosa normale mangiare bene e non vi farà più fatica mangiare sempre le stesse cose. Che poi in più di un'occasione, in più di una chiamata, siamo andati ad analizzare questo aspetto, abbiamo visto che c'è la possibilità di non mangiare sempre le stesse cose. Però poi all'atto pratico spesso si ricade, effettivamente è vero, sempre negli stessi alimenti. Ma questo succede anche a chi è fuori forma, che mangia sempre le stesse cavolate, che mangia sempre io ho parlato veramente con un sacco di persone che mi dicevano torno a casa la sera e mi faccio la pizza congelata. E io gli dicevo ma bene, quante volte ti fa la pizza congelata? 4 sere la settimana. Cavolo, ma vedi che stai mangiando sempre la stessa cosa. Però se invece 4 volte a settimana mangiava il pollo, era un problema perché era pollo. No, non era un problema perché era il pollo, era un problema perché non era abituata al pollo. Quindi è tutta una questione di abitudine e riprogrammazione dell'abitudine. Quindi questi sono sicuramente gli aspetti principali che poi sono le cause dell'insuccesso. Poi ok, c'è l'aspetto della fame nervosa, l'approccio psicologico, abbiamo dato vari trick, però comunque anche il discorso della fame nervosa è un qualcosa che va di pari passo, perché poi un problema si attacca all'altro, si attacca all'altro, si attacca all'altro, si attacca all'altro, poi la sommatoria di tutti questi piccoli problemini vi fa cadere. Invece noi dobbiamo andare a risolvere pezzettino per pezzettino, poi quando tutto quadra sarà molto più facile portare avanti il programma.